Abbiamo qui Catena Fiorello, appassionata di tutto quello che sta succedendo qui alla Lega Navale. Sì, perché devo dire emozionante. Guarda, guarda un po', riprendi un attimo quelle meraviglie. Se pensi che quei cani salveranno, purtroppo accade, quindi salveranno delle vite umane, sì, è emozionante. Emozionante. Tu sei qui da ieri per presentare inizialmente il tuo libro, sì. Un libro che parla d'amore, sì. Sentivo ieri un po' a tutte le età, in un posto, no? Di mare. In un posto di mare, in cui il vento... Il mio libro è ambientato proprio in una terra che ha tanto bellissimo mare, molto vento e quindi anche il pericolo e anche... Beh, ricordiamolo, il mare è bellissimo, la natura è stupenda, però offre anche occasione di pericolo. E oggi siamo qui perché questo pericolo possa anche essere, come dire, delimitato, cioè cercare il salvataggio delle persone in mare. Capitaneria di Porto e Lega Navale di Ostia hanno messo su, io sono senza parole perché davvero è una giornata bellissima dedicata proprio alle dimostrazioni dei salvataggi, a come fare, anche alle persone che come me non sono del mestiere, non fanno barca a vela, non hanno esperienza in questo senso. È molto interessante e istruttivo. Sei molto vicina quindi a tutto quello che serve a sensibilizzare la persona, no? Assolutamente su questi argomenti. Sento un po' di essere anche figlia del, come dire, sono molto vicina alla Marina Militare Italiana perché io sono stata la compagna di un incursore della Marina Militare che mi ha insegnato il rispetto per il mare, la giusta, anche se vuoi chiamiamola paura, ma il rispetto soprattutto. E quindi sì, tutto ciò che è mare, tutto ciò che sono attività marine, a me, poi sono nata e cresciuta ad Augusta, cioè un paese che proprio è il mare. Il 25 giugno ci sarà un open day qua alla Lega Navale, no? In cui si cercherà di far avvicinare sempre di più i bambini, soprattutto sì, al mare, di disintossicarli proprio dalla vita quotidiana e cercare il rapporto intimo con la natura. Ci saranno anche delle letture sotto l'ombrellone. Quali libri consiglieresti? Allora, sai che io a questa domanda rispondo sempre con difficoltà, perché secondo me non c'è un libro da consigliare. Sai perché? Perché quando io ero bambina, per esempio, leggevo libri che non avevano niente a che fare con l'infanzia e mi piacevano da morire. E poi magari da adulta ho letto dei libri che si leggono normalmente, voglio dire, in un'età diversa, e quindi, cioè, io Pinocchio non l'ho mica letto da bambina, l'ho letto da adolescente. Piccolo Principe, secondo me, è un libro bellissimo per gli adulti, e eppure molti dicono è un libro per i bambini. Mica vero. Perché? Perché dobbiamo distinguere necessariamente il libro per il bambino? Si avvicinerà quando aprirà un libro e comincerà a leggere le prime frasi, si appassionerà a quelle frasi, e può essere un libro per chiamato per adulti, può essere un libro. Quindi io, per esempio, avevo più o meno 12 anni, 13, ero fissata con l'Eneide. Perché? Non è perché era mitologia, no? No, quindi però di solito non è che è proprio un libro per ragazzi, per ragazzi. Certo. Lo consigli poi a scuola, si leggerà, ma leggendolo a scuola è proprio diverso l'approccio. Quando lo leggi per fatti tuoi, fuori dall'aula scolastica, diventa un libro magico. Ecco perché, quindi ogni bambino sceglierà da solo il suo libro. E te invece come ti sei avvicinata al mondo della scrittura? Da sola, andando in una cartolibreria di Augusta, comprai il primo libro che ho comprato con i miei soldi e senza che nessuno mi consigliasse di farlo. È stato un libro di Isaac Bashev Singer, uno scrittore ebreo eccezionale, diventato poi anche un Nobel per la letteratura.
E mi ricordo che una lettura stupenda con Un giorno di felicità, un suo racconto che raccontava la vita appunto di questo bambino, che poi era lui, in un come dire, in un ghetto di Varsavia, che poi era il ghetto dove lui è cresciuto realmente con suo padre rabbino. Ed era talmente simile alla mia di vita, la sua, perché questo piccolo centro con le vecchie sedute fuori dalla porta che parlavano con il... diciamo che un po' la vita del ghetto ebraico era quella vita semplice dei paesini siciliani. E mi appassionai così tanto a questo racconto che poi ho letto tutti i libri di Moscat e tutti i libri di Singer. Ho detto Moscat perché il libro che lessi subito dopo fu proprio La famiglia Moscat, e da lì mi appassionai a questo scrittore e ho fatto bene, perché è un grande scrittore. E invece tu, per la scrittura, scrivere tu invece libri, come è successo questa magia? Io, è successo, è stata un'esigenza naturale, è stato qualcosa che era una cosa che mi apparteneva e non ho fatto altro che dare, come dire, liberare questa necessità che avevo dentro, e quindi continuo così. Grazie a voi. Guardate che adesso stanno facendo delle cose interessantissime. Sì, sì. Anzi, vedi quella Jeep lì? Ecco, in questo momento, mamma mia, mi vengono anche i brividi, cioè... Adesso tra poco arriva l'elicottero e farà una prova di salvamento in mare con l'elicottero. Quella sarà sicuramente l'apice della spettacolarità di questo evento. E adesso però ci trasferiamo su, perché c'è la Croce Rossa che sta facendo il briefing su una delle cose più importanti che possono capitare a tutti, che è le occasioni di primo soccorso. Di primo soccorso, proprio quello che può succedere a chiunque in qualunque momento. Qui abbiamo Carola De Fazio, che è una delle organizzatrici di questo evento, una fantastica donna, devo dire. A cui diciamo grazie, peraltro, perché insomma... Che, diciamo, lotta, tra virgolette, affinché i giovani, i bambini si avvicinino al mare sempre più possibile. Tu, i figli tuoi... Sì, i miei figli, ma poi qua sono tutti figli, siamo tutti figli, chi più grandi, chi più piccolo. Anch'io sono una bambina cresciuta qua, dove ho avuto la fortuna di essere avvicinata al mare così tanto da capirne la meraviglia, la grandezza e il rispetto. Il rispetto, assolutamente il rispetto. Perché è una grande diciamo, caratteristica umana che poi, no, nella vita serve a prescindere. Grazie tanto per quello che fate entrambe. Grazie.